io a Sanremo ho vissuto il momento più bello della mia vita, no? Perché alla fine è sempre come vivere un sogno più grande di te, stare lì dentro, no? Quindi indubbiamente è stato il momento più bello della mia vita. Proprio è stato quello che mi ha fatto rendere conto di una serie di cose, no? Quando poi ho capito, sai che, perché sai, al di là di tutto per me Sanremo, magari uno potrebbe vedere l'ultimo posto, sai così, però è stata per me una soddisfazione comunque grande, capito? Anche essere lì è una cosa che non capita a tanti, no? E per me è stata veramente una soddisfazione dopo un periodo di tante difficoltà, anche se nel provare a fare musica faccia, un po' come tutti, no? Quindi, però mi ha fatto capire che non sarebbe stato nessuna soddisfazione da quel punto di vista risolvermi invece dei problemi miei che mi portavo da tanto tempo, no? Quindi diciamo che dopo che Sanremo un po' anestetizzato un po' certe mie problematiche, da settembre quando si è spento un po' tutto, sono un po' rientrato in un periodo buio e ho dovuto prendere coscienza di questa cosa qua. Ho detto, vabbè, torno in terapia ancora. E da lì ho iniziato a scrivere l'album, che alla fine l'ho scritto nei 5, 6, 7 mesi, proprio di che sono venuti dopo il mio ritorno in terapia. Sì, perché in generale io e mio fratello siamo sempre passati un po' nella nostra vita per forza di robe da un genere all'altro, abbiamo fatto tante cose, ci piace spesso spaziare, però diciamo che ci sono due motivi. Da una parte volevamo essere eclettici, tra virgolette così, però cercando di tenere un filo unitario, no? Una roba più che desse l'impressione anche di lavoro proprio da album, capito? E dall'altra, è anche proprio come ti dicevo, il mio, adesso non ho fatto proprio un concept album, però il mio concept era quello di dire, ti faccio vedere tutte le sfumature che ci sono di un periodo brutto, buio, o anche ripeto, problemi di salute mentale come la depressione, perché da fuori può sembrare tutto un colore unico, ma in realtà come ho voluto fare nell'album c'è il momento di rabbia, il momento di rassegnazione, il momento di speranza, c'è il momento, tra virgolette, un po' più di scanzonato, no? Questo per Certo. me, quando la gente vede da fuori spesso la fotografia di un periodo brutto, vede la punta dell'iceberg e dice, ma tutti lo facciamo, idealizziamo e banalizziamo spesso, quindi volevo un po' fare così, capito? E quindi la musica e il sound ha seguito anche un po' questa, secondo me, anche mia necessità di dover dare più emozioni. È perché, secondo me, è importante per me, in primis perché sono sempre stato un ragazzo da piccolo che ha sempre sofferto molto, siccome ho iniziato a avere, purtroppo, diciamo, magari problemi di ansia molto piccolo, mi sono sempre sentito molto solo, perché da piccolo hai difficoltà a esprimere, no? Anche a capire tu stesso e quindi a esprimere. Quindi ho molto la necessità anch'io di parlarne a voce alta, ma perché non. Anche io mi sono sentito molto solo spesso nei miei problemi, quindi è un po' il mio esorcismo che faccio ormai per dire, no, se ne parla a voce alta è una cosa che, tra virgolette, non è più, sai, solo tua e basta, una cosa che altri possono condividere aiutandoti, capito cosa voglio dire? Non che getti il tuo peso addosso agli altri, però gli altri possono capirti, ecco. E l'altro, appunto, che sai, anche, non lo so, ogni artista ha il suo obiettivo un po' oltre la musica, secondo me, alla fine. Il mio obiettivo oltre la musica è far sentire. Io riguardo me quando avevo 10, 11, 12 anni, penso, vabbè, avrei voluto anch'io sentirmi magari meno solo da questo punto di vista, mi avrebbe fatto bene al cuore. Quindi, capito, è il mio obiettivo un po' oltre la musica, oltre il mio sogno proprio, sai, personale, più di dire, ah, voglio spaccare con la musica, vabbè, è proprio anche il mio obiettivo oltre la musica, se proprio vogliamo dire. C'è un problema di base che è anche quello di far fatica ad accettare queste cose come dei problemi di salute, fondamentalmente. Quindi si banalizza tutto, ah, ma perché i giovani d'oggi sono tutti così, sono tutti cosà? Cioè, non bisogna troppo concentrarsi sul perché, ma sul, ok, siamo così, facciamo qualcosa, capito?
basta fare la caccia alle streghe sul perché siamo, cioè, capito? Ogni generazione ha i suoi demoni, tra virgolette, da affrontare, no? I nostri sono tanto la salute mentale per una serie grossa di motivi sociali, eccetera, eccetera, che però io credo tanto nel dire noi più giovani, no, che inizieremo a prendere coscienza di, cioè, di questi problemi così. Un giorno ci guarderemo indietro grati di appunto aver, magari sei sofferto anche un po' prima, però Sì. meglio che poi arrivare, meglio che arrivare con il conto salato dopo, capito? Perché di per sé io la penso sempre così, che tu devi pensare come se tu avessi una frattura, no? E ti devi ingessare, devi stare a riposo, devi curarti, prenderti il tuo tempo. Per non far sì che poi con quella gamba non ci cammini più. Ecco, per la salute fisica tutti farebbero così, per la salute mentale io non andrei, cioè nel senso, se io ho un figlio o vedo un ragazzo che ha una frattura in una gamba, non gli direi mai, ma dai, oh, ma perché siete tutti così, perché sei così, no, ci direi vai in ospedale, capito? Allo stesso modo un ragazzo che soffre di ansia, depressione o si accorge di non stare bene per una serie di motivi, per me.